amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi facciamo un video confronto un po' particolare che vede come protagonista il Nexus 7 di Asus Google Experience e diciamo il suo fratello maggiore, ovvero l'Asus Transformer Prime, il tablet più venduto di Asus quest'anno, a parte appunto il Nexus 7. Sono due terminali, lo dico subito per chiarirci, estremamente differenti, non tanto per architettura ma per dimensioni. Qua abbiamo un display da 7 pollici con una risoluzione 1280x800, qua abbiamo la medesima risoluzione, quindi una densità di pixel inferiore, ma su un display da 10 pollici, 10.1 per la precisione. Abbiamo in entrambi 1 GB di RAM, in entrambi il SoC 3, qua leggermente meno veloce con una frequenza più lenta e un'architettura un po' diversa. Inoltre Asus, contrariamente a questo dispositivo, ha puntato molto di più sui materiali pregiati. Qua abbiamo più plastiche, sempre di alta qualità, ma al contrario sul Prime abbiamo quasi tutto metallo, quindi peso che va a favore del Nexus 7, appunto essendo 7 pollici è quasi ovvio, però differenza elevata visto che qua siamo a 340 grammi, qua quasi sui 6 etti. Inoltre questo è un terminale della serie Transformer, quindi dispone di particolari dock da essere agganciati in questa parte inferiore per agganciare tastiere e anche il supporto per il 3G, che non è eccezionale in questo tablet. Il nostro confronto più che altro è sulla velocità di navigazione. Abbiamo due sistemi operativi differenti, infatti sul Prime purtroppo stenta ad arrivare ancora Jelly Bean, mentre qua abbiamo Jelly Bean dall'uscita e lo avremo fin quando Google avrà intenzione di supportarlo al day one. Andrei subito a provare entrambi Chrome. Andiamo su Nexus Lab, anche di qua, e vediamo la velocità di connessione. Stessa rete Wi-Fi, entrambi non hanno il modulo 3G. Purtroppo, scusate, qua abbiamo ancora la versione mobile del sito. Andiamo quindi a caricare una pagina all'interno e ritestiamo le performance. Sulla carta quindi dovrebbe essere leggermente migliore il Prime. Vediamo solo la finestra, ecco qua. Ok, andiamo sul medesimo articolo. Purtroppo non ci ha preso il tap sul 7. Per non avvantaggiare il Prime, andiamo su un altro articolo ancora. Ok, adesso l'ha preso entrambi nello stesso momento. Vediamo chi fa prima. Ha fatto leggermente prima il Prime, ma questione di 1000 secondi, come avete avuto modo di vedere siamo proprio sull'impercettibile. Proviamo ad andare su un'altra pagina, eventi. Questa volta qualche millisecondo a favore del Nexus 7, però giudicherei sinceramente alla pari questo confronto sul browser web. Vi aumento un attimo la luminosità, perché altrimenti la frequenza inferiore di aggiornamento del pannello del Prime potrebbe darvi fastidio. Non so se notate il pennellino di pixel che si va ad aggiornare,
che dà fastidio con l'occhio della telecamera, mentre la frequenza di aggiornamento del Nexus 7 del pannello è più veloce, quindi impercettibile. Altra cosa che volevo andarvi a far vedere è la differenza posteriore. Differenza posteriore perché ve la faccio vedere. Qua abbiamo Asus che ha voluto inserire una fotocamera da 8 megapixel, cosa che troviamo difficile da trovare addirittura in in device che sono caratterizzati da dimensioni più piccole. Il Nexus 7 invece non dispone neanche del sensore, scelta proprio fatta da Google e Nexus per limitare i costi, scelta che può essere condivisibile o meno. Ritengo di condividerla, visto che un tablet secondo me non è molto adatto per fare fotografie, tanto sia quasi sempre un cellulare appresso. Abbiamo solamente in entrambi i casi fotocamera frontale per le videochiamate in genere. Prestazioni videoludiche praticamente identiche, l'abbiamo provato i medesimi giochi, un gioco in particolare, e il frame rate era simile, forse leggermente in vantaggio il Prime. Vi faccio vedere più che altro una differenza di dimensioni per quello che più potrebbe essere il tablet per voi, ovvero un tablet da 10 pollici e un tablet da 7. Non vogliamo fare un confronto se è meglio il Nexus 7 o il Nexus o il Prime da 10.1, non ha senso, ma vogliamo fare un confronto se la dimensione maggiore del display fa a casa vostro, seppure il Nexus 7 con i suoi 7 pollici può essere può fare a caso vostro. Purtroppo mi spiace per la frequenza del Prime che vi potrà dar fastidio, ma ci possiamo fare veramente poco. Allora, qua è come si legge in modalità orizzontale su entrambi i device. Questo è il Nexus 7, come potete vedere una buona leggibilità, abbiamo meno parole a schermo, ma questo implica soltanto che dovremmo sfogliare più frequentemente le immagini, le pagine, scusate. Prime, che invece ha un 10.1, è molto più grande, come potete vedere molte più parole a schermo. Cosa però vantaggio del Nexus 7, che si vede più che altro nel leggere frequentemente, è la maggiore densità di pixel, maggiore densità di pixel che vi rende un dettaglio minore soprattutto nei caratteri, quindi forse è addirittura meglio il Nexus 7 per leggere rispetto al Prime. Inoltre il Nexus 7 leggero, potete tenerlo così in spiaggia anche se l'estate è finita, immagino in coda o in qualsiasi altro luogo, mentre il Prime con i suoi 600 grammi, un po' più spigoloso, almeno due mani dovete utilizzarle per leggere, quindi è sinceramente anche in questo caso, pur un po', non dico a sorpresa, ma quasi, vi consiglio il Nexus 7 se siete intenzionati di leggere contenuti digitali sul vostro device, anche siti web o quant'altro. Altro aspetto è la personalizzazione. Nexus 7 ha l'interfaccia Google che sappiamo bene essere un'interfaccia velocissima, anche il Prime, che è ancora iScream, ve lo ripeto, è piuttosto veloce, però il Nexus 7 è veramente un piccolo razzo. Quindi questo video confronto è più che altro per farvi scegliere tra un tablet da 10, un tablet da 7, tra un Nexus e un non Nexus. Sinceramente anche il rapporto qualità-prezzo è assolutamente a favore del Nexus 7, qua abbiamo 250 euro di listino, qua siamo sopra i 500 euro, abbiamo anche la dock inclusa con la batteria,
però sinceramente dovessimo acquistare il nostro primo tablet, io vi consiglio il Nexus 7, a meno che non abbiate già un Note. In quel caso il Note 5.5, il Nexus 7 7 pollici si andrebbe un po' a scontrare con le caratteristiche che avete già nel Note. Un saluto da Nexus Lab, spero che questo video confronto vi sia utile per fare una scelta. Se avete domande o altre segnalazioni potete farcele tra i commenti. Ciao!